Ragazzi, buongiorno. Oggi abbiamo un messaggio per te. Voglio lavorare con Healing Tarot, tipo tarocchi di guarigione. Ora vi mostrerò tutto. Avremo tre varianti. Questo mazzo, ecco. Allora, avremo tre varianti e andremo a vedere un messaggio per te. Canalizziamo quello che tu devi sapere adesso. Quello che sta succedendo adesso nella tua vita, a cosa devi prestare attenzione, i consigli, magari qualcosa di bello mi diranno, che qualcosa, preparati, tipo qualcosa di bellissimo sta arrivando per te. Tutto questo vedremo in questa stesa. Allora, abbiamo tre varianti, scegliete. Potete mettere pausa se non vi basta il tempo. Devo ricordare che io ho tre YouTube canali: Aniria Tarot, Aniria Tarot Shorts e Aniria 1. Lavoro su tutti e tre, su Aniria Tarot Shorts un pochino meno. Chi vuole seguirmi, chi non vuole perdere i video, potete seguire. Insomma, un'altra cosa è che i truffatori che fingono di essere voi ci sono ancora tanti. Ho scoperto le cose pazzesche. Non ci sono solo truffi professionali, tipo le persone che si offrono i consulti a livello professionale fingendo di essere a me, ma ho scoperto anche truffi sentimentali. C'è stata una persona che lo hanno fatto innamorare di me, il truffatore. Cioè, nel senso, lui seguiva me sui canali, scriveva con me per mesi, mandava i soldi a questi truffatori. Addirittura le hanno proposto un contratto, mi hanno provato di vendere, una situazione assurda. Veramente, cioè, prima ero scioccata, ridevo da quello che sta succedendo, che sono stata venduta a 2.500 euro. E questa persona a quale io ero venduto mi poteva prendere e portare a casa sua. Cioè, tutto questo sta succedendo, sì, a mia insaputa ovviamente, non sapevo niente. Poi quando questa persona ha iniziato a scrivermi dei messaggi particolari, io prima ho pensato che è un matto stalker. Dopo ho capito, cioè dopo ho saputo che lui è stato semplicemente vittima di una truffa. Quindi state attenti ragazzi, io a nessuno non mando messaggi. Non aggiungo in amicizie, insomma non mando amicizie, non scrivo, non mi offro, non esiste. Vi avevo anche attaccato, allegato qua un numero di telefono dove voi potete cercarmi per chiedere il consulto su WhatsApp. Al telefono, alle chiamate non rispondo, ma su WhatsApp mi potete scrivere. Questo. Per il resto, tutti quelli che vi mandano i messaggi fingendo di essere me sono truffatori. L'unica cosa che c'è da fare è segnalare, basta. E poi ovviamente bisogna anche capire, ci sono state le persone che sono andate a segnalare il mio profilo originale, che non disturba nessuno, non mandavo messaggi a nessuno, mi sono andate a segnalare me perché tipo io sono truffatrice, ma si vede. Si vede molto bene quale profilo fake e quale vero, si vede bene, ci sono tantissimi video, c'è tutto sul profilo vero. Questo, andiamo, iniziamo dalla variante numero 1. Adesso rilassati. La prima cosa che vado a vedere è in quale energia tu ti stai trovando adesso. Ok, queste energie sono energie molto carine, qui c'è amicizia, c'è affetto, c'è la felicità, armonia,
Sicuramente non ti senti in questo momento sola, c'è qualcuno che ti fa compagnia, qualcuno che ti fa ridere, ti fa gioire, festeggiare, insomma, sono molto carine queste energie. Qui può essere anche a livello più pratico, incontro con amici, qualche festa, qualche evento, festeggiamenti, insomma. Si vede proprio estate, vacanza o semplicemente una bella compagnia. Tu ti senti contenta? Ispirata, contenta, forse qualcuno ha farfalle nello stomaco, ti senti innamorata, oppure c'è qualcuno che ti corteggia, insomma, e tu ti senti con questo umore di felicità, di festa, farfalle, ripeto, nello stomaco. Io ti vedo, guardate, sono quattro carte ho messo e tutti e quattro sono di sentimenti, quindi emotivamente piena sei. Ripiena. Piena. Guarda, diciamo, è un periodo di luce, di felicità, di stabilità quando tu stai bene. Se tu mi dirai io non sto bene e non succede niente di tutto ciò, puoi provare di cambiare variante, vuol dire che questa variante non è tua. Perché in questo momento sembra che le cose stanno bene e tu sei felice e la tua energia è potente e questo, il cuore è potente più che altro, proprio il tuo potere in questo momento è il cuore, quindi se tu sei felice dentro, nel cuore, sentimentalmente, emotivamente, tu riesci a trasmettere questa felicità per te e anche per altre persone. Come che, guarda, se guardiamo da più vicino questa carta, sembra come che riesci, vedi le bolle di luce, cioè proprio riesci a trasmettere, condividere questa luce con altre persone. Magari se tu sei un operatore olistico in questo periodo la tua energia, la tua vibrazione è molto elevata e tu riesci anche a curare e dare a altre persone molto di più, in una modalità dove sei felice anche tu, insomma, non nella modalità dove tu ti stai consumando per dare, ma all'incontrario, tu stai dando e ti ricarica ancora di più. Tipo adesso proprio una lampadina fortissima accesa, lampadina proprio quella luminosissima. Adesso in questo momento vivi così. In questo momento la virtù che stai imparando è la vittoria. Quindi adesso in questo periodo è importante ricordare che tutte le cose belle che stanno succedendo te le sei meritata, te le sei guadagnata. Quindi se qualcuno ce l'ha una brutta sensazione di non meritare, bisogna lavorare con questa cosa, cioè cercate di togliere immediatamente perché tutto ciò che sta succedendo nella tua vita ti sei meritata. E quindi bisogna ricordare che questo è tipo un tuo premio, quindi tu qualcosa hai fatto, qualcosa hai dato e adesso ti danno questo premio. La carta di 6 di bastone è una carta di egoismo, quello vero, insomma, quello puro, quando tu devi imparare anche a pensare a te stessa, quindi imparare a fare qualcosa che ti fa gioire, che ti fa felice, non solo pensare agli altri, ma anche a te stessa. E quindi è questo, abbiamo visto tutta questa energia, quindi le carte mi dicono che quella, la virtù che stai imparando adesso in questo momento è questa, fare ciò che ti rende felice, raccogliere i frutti che ti sei meritata, le coppe che ti sei meritata, le coppe di vittoria, insomma, questo.
complimenti, imparare a dirti complimenti, a te stessa complimenti, e imparare a accettare i complimenti. Insomma, più che altro, la cosa più importante è vedere le cose belle che ci sono nella tua vita adesso, gioire, essere felice e sapere che questo tutto ti sei meritata. È questo. Volevo chiedere cosa hai fatto per arrivare a questo. Cosa hai sbloccato? Hai fatto la giustizia. Tu hai sicuramente, qua parliamo di karma, e tu sicuramente hai fatto qualcosa a livello karmico molto importante, hai equilibrato energie, hai pagato i debiti, insomma qualcosa di molto importante hai portato, hai fatto come una missione, e adesso il risultato è questo. Quindi la giustizia è carta di karma che dice sarà, cioè quello che hai seminato riceverai. Quindi io vedo che tu stai ricevendo adesso energie positive e belle, quindi hai seminato qualcosa di bello, qualcosa di sincero, pulito, onesto, con il cuore, no? Quindi il risultato è questo, quindi ora goditi, diciamo. Ok, adesso io voglio dare, voglio chiedere alle carte a cosa dovresti prestare attenzione, cosa magari in questo momento ti sfugge, non stai dando abbastanza attenzione, non dai abbastanza energie, e che dovresti, insomma. Solitudine. In tutto ciò bellissimo che io ho appena guardato, non stai dando abbastanza alla tua anima e alla tua solitudine interiore. Quindi tu potresti adesso avere un periodo dove tu ti stai divertendo, ci sono le persone, tutto quanto, ma dentro di te c'è la solitudine. Non c'è la sensazione che io mi sento a casa, che io mi sento completamente felice, completato a livello interiore. C'è tipo una specie di bella vita, ma non c'è completamente felice anima. Ecco, cosa manca? Cioè, tu dovresti dare più attenzione all'anima, ancora, e la luna. Nella tua anima c'è qualche malattia, la tua anima è ammalata, ha bisogno che tu ci parli proprio con questa anima tua, perché c'è un lupo che fa c'è tristezza, malinconia. Io voglio vedere come questa tristezza e malinconia si posiziona, che cos'è. Magari tu sei un po' dura con te stessa. Sei dura, forse hai paura di perdere controllo e di conseguenza non stai dando da mangiare alla tua anima. È proprio così, non stai dando da mangiare. Ora cosa potrebbe far felice la tua anima? Veramente. Paggio di denaro. Imparare a vedere. Ok. Bene, quello che ti renderebbe molto più felice sono nuovi orizzonti, nuovi obiettivi e il futuro. Quindi adesso bisogna forse scrivere o cosa, programmare cosa tu farai con il tuo futuro. Cioè, tu hai aggiunto tutto questo, però adesso è importante ancora pensare a quello che vuoi ancora fare, nuovi obiettivi, ok? Nuove speranze, nuovi obiettivi,
E tutto questo a livello di terra. Per qualcuno a livello anche di guadagno. Tu hai, adesso hai trovato una specie di stabilità e adesso devi progettare e pensare cosa farai prossimo step. Perché bisogna sempre evolvere. Se noi parliamo di una relazione, se una relazione sta per tanto tempo ferma, entra in crisi. Quindi una relazione deve evolvere, quindi facciamo altri step. Andiamo sempre avanti. Se parliamo di lavoro, hai aggiunto una stabilità a livello di carriera, a livello di lavoro, hai bisogno di comunque progettare, pensare cosa farai dopo, un prossimo step. C'è bisogno che sia sempre un movimento, deve essere questo movimento, non si può rimanere fermi. In tuo caso però io vedo che ci manca qualcosa, ci manca più organizzazione della tua vita pratica e il tuo futuro, ecco questo, organizzare il tuo futuro a livello pratico e anche ovviamente fare tutto ciò che porterà la bellezza e la sensazione che tu vivi una vita perfetta da tutti i lati, anche a livello di anima, non solo a livello pratico. Tipo io lavoro, ho amici, ho tutto quanto ce l'ho, però vedo che l'anima comunque non è tanto felice, c'è ancora per qualcuno qua potrebbe essere una paura del futuro, paura di proprio paura di programmare la vita. Io ad esempio, la mia nonna mi diceva sempre, io le chiedevo cosa facciamo, cosa faremo, lei mi diceva, oh, bisogna sopravvivere fino a domani, non si sa cosa sarà domani, quindi da un lato va bene, ho imparato a vivere il momento, da un altro lato è un problema, perché io quasi fino a 35, fino a 36, sì, fino a 36 anni, adesso ho 37, non vedevo il mio futuro, proprio non immaginavo il futuro, cioè non so, cioè è un casino perché così si può fare caput, cioè se non sogni il futuro tu puoi morire perché noi siamo ciò che pensiamo, se non immaginiamo il nostro futuro la vita classica si finisce, no? Anche questo è importante saper fare. Adesso andiamo a vedere quali energie stanno arrivando e come prepararti per queste energie. Interessante. Guarda, qua bisogna fare attenzione perché mi fanno vedere questo. Tu potresti allora, l'energia che sta arrivando è che c'è un uomo che potrebbe farti felice. Non lo so se lui c'è già o lui sta per arrivare. Uomo, insomma, se sei donna, uomo, se sei uomo, donna, viceversa. E allora, questa persona potrebbe portarti tanta felicità, tanto amore, però io non so per quale motivo tu sei sete di spada verso di lui. Tu sei cattiva, si può dire così, cattiva nei confronti di questa persona e io quanto capisco ingiustamente, vediamo. Giustamente o ingiustamente? Guardate che qua una simpatia, un affetto, oppure anche un amore reciproco. Vediamo se ha meritato questa persona o no.
No. Ok. Potresti essere un po' troppo dura, troppo fredda, troppo forte, severa nei confronti di una persona che, poverina, non merita. No, non merita. Qui potresti dire qualcosa di brutto, proprio pam! Proprio ferire, sì. Il risultato che potrebbe succedere? Il risultato? Oh Madonna, giudizio. Wow, ho paura che muore questa persona. Oh no. Mi fa paura questa. Mi fa paura questa energia. Guarda, anche re di coppe sotto. Allora, mi fanno vedere una persona pronta di amarti. O lui pronto di amarti. Oppure, cioè, sta arrivando una persona. Insomma, all'angolo c'è una persona che potrebbe amarti. Ecco. Però tu potresti essere cattiva. Fare un gesto o parola o qualcosa di negativo, questa cosa potrebbe fare tanto male a questa persona, ma anche di conseguenza a te, perché è venuta la carta di destino. Giudizio. 5 di spade verso di lui, verso di lei o entrambi. Verso di lui, verso... Oh Madonna, di lei. La morte, stai attenta a non uccidere nessuno. La morte è venuta proprio, ragazzi. Allora, questo devo dire per chi fa un lavoro come me, per esempio, deve fare tanto attenzione perché tu non... Allora, questa parte dico a chi fa lavoro come me, chi lavora con le persone, va bene? Tu non sai mai chi arriva da te. Può essere, perché noi operatori olistici siamo anche noi umani e possiamo essere stanchi e possiamo anche non vedere qualcosa oppure proiettare su una persona innocente le nostre paure, per esempio. Questo è umano, tu puoi lavorare su di te stessa anni, anni, anni e comunque sei un umano, quindi si può sbagliare. Quindi quello che io volevo dire, se tu hai questa cosa... Tu lavori con qualcuno, stai attenta a non dire qualche cosa brutta per non uccidere nessuno, anche in senso vero, va bene? Perché se questa persona è una persona depressa, una persona che sta tanto male e questa persona ha tanto bisogno di te, cioè proprio ti vuole bene, si fida di te, ha bisogno del tuo aiuto, stai attenta a non dire qualcosa di così brutto che questo va a buttarsi dopo dal ponte. Questa cosa io ho pensato quando ho visto questo ragazzo stalker e ho visto quella storia di quella persona che si è innamorato e si è buttato dal ponte, mi ha fatto tanto paura e proprio quel giorno io l'ho sentito che quel stalker non è proprio stalker, ma probabilmente una vittima ed è lì che io le ho scritto, cioè prima volta le ho risposto. E dopo lui mi ha iniziato a raccontare che lui è un ragazzo depresso ed è, lui è stato truffato, l'hanno fatto innamorare di me e poi insomma è grave, cioè, io non ho fatto niente, però ero quasi complice e che, cioè, mamma mia, è troppo grave questa cosa, solo pensare mi va a brividire e mi fa male, insomma. Quindi quello che io volevo dire, fai attenzione a non ferire, perché potresti, con la parola si può uccidere a livello di anima, oppure cioè, uccidere veramente che quello va a buttarsi dal ponte, oppure tu sarai un'ultima goccia che fa entrare in depressione o in qualcosa di molto distruttivo una persona. Va bene, questo fai attenzione. Ci sono le persone tanto sensibili, con delle problematiche e con una parola o con un comportamento si può fare tanto male. Quindi questo potrebbe essere se tu sei un operatore olistico oppure tu vicino ce l'hai un povero gabbiano che si è innamorato di te e tu vai in quel paese. Non fare questa cosa. Ecco, dicono le carte. Perché al limite lo perderai per sempre. Facciamo così. Magari non morirà, ma perderai per sempre. Quindi fai attenzione.
Il consiglio qua per te? Essere paggio di coppe, essere più dolce, più morbida, più sincera. Chiediamo se tu non lo perdi, cosa c'è, può essere, cosa ti può dare questa persona? Persona ti può aiutare a passare, a iniziare qualcosa, tipo come che questa persona ti apre una nuova porta, o una nuova porta con te, oppure in generale una nuova porta attraverso questa persona, tipo come che se tu riesci a intuire, percepire qualcosa di molto delicato, un filo tra di voi, oppure una lezione delicata che tu dovresti imparare. Cioè, se riuscirai a essere abbastanza intuitiva, ti si apre una porta. Ecco, questo. Ierafante. Porta. Mato ierafante. Qualcosa di tanto importante. Insomma, io vedo che tu per questa persona, tu a questa persona devi dare. Devi dare aiuto. Devi dare qualcosa. Devi aiutare a uscire da incastratura, come dire, dalle sabbie mobili dove è incastrata questa persona. Quindi il tuo dovere è fare con gentilezza, con amore incondizionato, con la luce, cuore pulito e con la tutta saggezza, ok? Compassione, ecco. E di conseguenza si aprirà una nuova porta per te. Anche a livello lavorativo, se imparerai questa dolcezza e compassione, veramente vedo, ti vedo ancora meglio, progredire ancora di più. Qui dovresti imparare a accettare amore, perché vedo che tu c'è la difficoltà di accettare amore. Questo amore devi imparare a accettare non solo da partner, ma anche da altre persone. Qui potrebbe essere una cosa che ti danno fastidio, o qualcosa dentro di te c'è quando qualcuno è troppo dolce con te, troppo buono, troppo gentile con te. Ora non parlo di relazioni, in generale. Cioè, le persone che sono molto dolci e gentili con te, magari tu li vedi come la debolezza, e siccome tu sei dentro debole, però questa debolezza non la vuoi accettare, l'hai chiusa a tutti i spini possibili, a tutti i locchetti possibili, potrebbe irritarti questa cosa. E di conseguenza potrebbe irritarti in altre persone, quello che sei tu. La debolezza, la gentilezza debolezza, ecco, penso che mi sono spiegata. Ok, io ho finito questa variante, raccontate come vi siete trovate, mettete like, io fermo e noi andiamo alla seconda variante. Andiamo avanti, variante numero 2. Adesso rilassati. La prima domanda che faccio: in quale energia tu ti stai trovando adesso? Ok, adesso quello che sto guardando, che non è una bella energia, perché parliamo di 10 di spade, è sempre doloroso, è una fine, è una crepa dentro di noi,
Alla fine, sembra come che è stato deciso di mollare. C'era la decisione di mollare. Voglio capire di quale sfera parliamo. Se sei stato tu a mollare o tu sei stata mollata. Sei stata tu a mollare o tu sei stata mollata? Sei stata tu. Quindi tu hai deciso di fare la mossa giusta e la tua mossa giusta è mollare qualcosa. Mollare qualcuno o qualcosa? Qualcuno, redico, è venuto. Più che altro qualcosa di veramente importante, hai deciso di mollare. In che modo? Con tutta la leggerezza, cioè, non hai fatto una grande guerra per mollare qualcosa. Questo qualcosa era fante, voglio capire un po'. Fanno vedere che, ecco, di nuovo il Rafante. Quindi fanno vedere che in quale energia tu ti trovi. Tu hai deciso di cambiare la tua vita, cambiare completamente la tua direzione, tagliando, lasciando, mandando via da tutto ciò che non funziona e che non ti permette di vivere la vita che vuoi vivere. Ecco, questa energia. Quindi chi tu, magari non solo una persona, ma in generale tu hai fatto una specie di detox nella tua vita. E quindi ovviamente fare un detox non è mai semplice. Ci sono momenti in cui ti senti in crisi. Vediamo come ti senti. Piena di energie, ci sono energie, allegra sei, la voglia di vivere, voglia di ballare, cantare, divertire, insomma, contenta, ti senti adesso contenta. Un puro egoismo, ok? Stai pensando a te. Voglio chiedere alle carte se devo vedere un'altra persona, sì o no? No, non devo vedere, lasciamo perdere, dicono le carte. Non guardare altre persone, guarda solo lei. Ok. Tu in questo momento, un attimo. Tu in questo momento stai imparando a vedere le cose belle e rendere la tua vita felice, dove tu ti senti bene, dove sei, dove meriti la felicità, dove meriti l'amore verso te stessa. Quindi adesso in questo momento tu stai imparando a godere la vita e fare quello che meriti tu. Ecco, così. Vediamo a cosa dovresti prestare attenzione.
Sai cosa mi viene da dire? Mi viene da dire che dovresti. Sai quando tu sali in su, in alto, dicono bisogna fare attenzione perché se dovrai cadere, dovrai cadere attraverso, cioè, rivedendo le persone a quale non salutavi. Ora ho fatto la traduzione della mia lingua. A me mi fanno vedere che tu non devi essere superstar, non devi essere un po' troppo esageratamente concentrata su di se stessa. E che per te è importante amore verso se stessa, ok? Però potrebbe, se tu ti concentri troppo sulla tua importanza e idealizzi un po' quello che stai facendo, dai troppa importanza a quello che stai facendo, potresti incontrare qualche difficoltà che ti bloccherà la strada. Tipo, per esempio, tu hai deciso di mettere tutta la tua anima e tutta la tua energia in un progetto, e a te non importa nient'altro, solo questo. E tu proprio se ti starda, in questo caso potresti incontrare le difficoltà e le situazioni che ti diranno fermati, scendi dal piedistallo oppure fermati. Quindi qui serve la pazienza e dai tempo al tempo, ecco. In questo periodo potresti allontanare da te le persone che possono servirti. A te ti potrebbe sembrare che non ti serve, non, cioè, tipo io me ne vado, non saluto nessuno, non guardo nessuno. Mi fanno vedere che la vita ti potrebbe rincontrare con queste persone. Dovrai salutare, dovrai vedere ancora in faccia. Quindi, questo, non essere troppo testarda. Lascia una via di mezza, non tagliare completamente. Lascia anche un piano B. Cioè, non essere troppo. Ora taglio tutto e basta, distruggo tutto. No, lascia anche un'altra opportunità, un'altra possibilità, così diciamo. A questo mi stanno dicendo che tu devi prestare attenzione. Vediamo con questo mazzo. Vediamo cosa sta arrivando. Mi fanno vedere che sta arrivando nella tua vita il periodo dove tu avrai fedeli amici, fedele relazione, fedele amico con quale tu resterai per tanto tempo insieme. Sta arrivando questo. Ecco, infatti mi stanno dicendo di nuovo la stessa cosa, di non essere troppo testarda e non voltare le spalle alle persone che tu comunque dovrai ancora salutare, diciamo così.
mi fanno vedere che inizia un nuovo periodo della tua vita molto importante, dove servirà tanta pazienza. Empatia, pazienza, perché è un nuovo inizio. Qui qualcuno per qualcuno dovrai crescere un figlio, un bambino piccolino, e quindi pazienza perché questo bambino cresce. E se non parliamo di bambino, proprio bambino, parliamo di qualcos'altro, di come bambino un nuovo progetto, un qualcosa dove tu dovrai fare, dove tu dovrai aiutare a crescere con la pazienza, come un bambino. Prendete il bambino in modo metaforico. Forse ancora una cosa che la vita ti sta portando a, ti sta portando a fare amica, mamma, maestro, per un qualcuno che è meno pratico, e lì tu dovrai mettere tanta pazienza, tanta pazienza, accompagnare questa persona o persone meno pratiche, dare una mano. Voglio vedere il ricompenso se tu dai una mano così a te. Cosa tu, a te cosa serve tutto questo? Chakra del cuore. Riposo. Così vuole la tua anima, il tuo cuore. Il tuo cuore ha scelto questo percorso, percorso della verità. Quindi o tu diventerai mamma, o tu dovrai crescere i tuoi nipoti, o non lo so cosa, ma mi fanno vedere che tu dovrai parliamo di cuore, di relazioni, quindi relazioni familiari, relazioni sentimentali, dove tu dovrai avere tantissima pazienza per poter aiutare a chi è meno pratico, aiutare a guidare, aiutare a attraversare, dare una mano, insomma, per attraversare un periodo buio. E questa cosa è, ti dirà di fare il tuo cuore ti lo dirà di fare. Quindi tu semplicemente canalizza la verità. Ascolta questa verità del cuore. Ecco, non dubitare. Come dicono, io vado dove mi porta il cuore, qui il tuo cuore sceglie questa strada. Anzi, il tuo cuore, la tua anima, non cuore, aveva già scelto questa anima ancora prima. Che cosa sarà? Voglio vedere un po'. Anche qua è successo come la variante numero uno. È successo a livello materiale, abbondanza, abbondanza materiale. È successo, sai, quando ti applaudiscono, dicono brava, hai fatto, che brava sei, ce l'hai fatto. Si aprono nuovi orizzonti, nuove prospettive. A me qua, guarda, fertilità un'altra volta, la gravidanza sembra, vabbè, chi di voi vuole avere bambini è qua proprio il momento fertile per avere una famiglia e avere bambini, ok? È questo che sta arrivando, e per questo ti dicono vai, fai pazienza e saluta le persone, perché avrai bisogno ancora di incontrarle. Abuso qua, mi fanno vedere abuso in famiglia, cioè qualcuno è stato,
maltrattato dalla famiglia, ingiustamente, cioè, insomma, è certo, ingiustamente abusa sempre. Forse anche tu sei stata e tu ti riconosci. Arriverà il momento di tagliare la corda tossica. Dove è stata violenza? Un'altra cosa che mi viene da dire è che mi stanno dicendo di avere più pazienza con dei più piccoli, con chi è più piccolo, che con chi è meno esperta, imparare a comunicare attraverso il cuore, non attraverso aggressività, ma attraverso il cuore. Quindi chi è stato abusato di solito è aggressivo, chi ha subito è aggressivo e può danneggiare chi non c'entra niente, per esempio. Quindi anche questo è un messaggio. Diamo un consiglio per te. Qua mi fanno vedere che sarà opportuno fare la manifestazione, come consiglio, visualizzare e manifestare l'amore come vuoi tu, rapporto come vuoi tu, proprio visualizzare e manifestare l'amore. È perché in questo periodo. Ora io non so a cosa è legato, guarda, volevo chiedere a cosa è legato e mi danno la temperanza. Ciao Angeli. Quindi Angeli dalla parte tua è in questo momento, è il momento opportuno di comunicare all'universo, al creatore, a chi credi, comunicare ciò di cui tu hai bisogno, perché ti sarà dato subito, qua, subito. Questo, io ho finito questa stesa, raccontate come vi siete trovati, mettete like, io fermo e noi andiamo alla terza variante. Andiamo avanti a variante numero 3. Questa bambolina volevo dire. Adesso semplicemente rilassati. La prima cosa che vado a vedere è cosa succede nella tua vita adesso. Qui ce l'abbiamo la morte, trasformazione. E dietro la trasformazione 5 di spade, sicuramente qua c'era qualcosa nella tua vita. Hai ricevuto qualche bastonata, qualche colpo alle spalle. Sei stata tradita, ferita, alle spalle, la parola chiave alle spalle. 5 di spade è la carta di ingiustizia anche, un qualcosa di violento, negativo. E questa cosa ha provocato la morte, la trasformazione, il cambiamento. Quando una parte di te muore, quando tu hai bisogno di cambiare completamente,
Sì, è un periodo difficile, ti puoi sentire molto triste, oppure semplicemente sentire stress, essere in stress. Però questo periodo di trasformazione è iniziato e tu adesso sei dentro questo periodo di trasformazione. Già con questa carta è morto sottofondo. Io vedo adesso che si è aperto, cioè tu sei uscita da questo tunnel nero, e si è aperto, proprio immagino che sei stata in questo tunnel e si è aperto tutto un bellissimo panorama. Questa stella parla proprio di questo, di luci chiari, di qualcosa di bellissimo, di un bellissimo panorama, proprio parola giusta. Hai iniziato un lungo percorso che ti era destinato, insomma, tu dovevi entrare su questa strada, ok? Vedo subito dopo, vedete 5 di bastone, qua due si picchiano. Ti è stata data questo percorso, però ce l'abbiamo un conflitto. Imperatrice, diciamo che ancora, cioè, ti è stato dato un grande ruolo, ok? Però dentro di te c'è ancora una specie di non accettazione, forse non sto accettando che io merito questo, tutto questo. Cioè, questo non mi sento ancora degno, non mi sento, non ho fiducia. Ora ti faccio, guarda, ho aperto occhi perché stavo canalizzando con occhi chiusi, ho aperto occhi, ho visto 333. 333 in russo Božja Trojica. Santo Trio, c'è questa cosa in italiano? È una cosa angelica. Santo Trio, non so come dire in italiano. Comunque. Questa 5 di bastoni vuole aprire, quindi quello che volevo dire è che ha iniziato qualcosa di. Ha iniziato una strada molto impegnativa e importante dove tu sarai la padrona della tua vita, la padrona, una figura, padrona, brutta parola, una figura importante, però il tuo ruolo è importante, ecco, questa è la parola giusta, il tuo ruolo sarà importante. Solo che ce l'abbiamo ancora questo 5 di bastone, come che non dal tutto riesce a accettare, oppure anche vedere in questo momento questa cosa. Vediamo cosa è legato questo 5 di bastone. Patrupom. In russo parlo. Imparate ragazzi in russo. Patrupo, ho detto, questo significa in italiano patrupo, sopra i cadaveri. Allora, cosa volevo dire? C'è ancora qualcosa legato, cioè la radice dentro la tua casa, ok? Dentro la tua famiglia, oppure amici. C'è ancora la sensazione. Allora, legato alle persone più care, più vicine a te. Ecco, la casa sono le persone, un cerchio ristretto, cerchio di persone intime a te, amici intimi, parenti, genitori, no? Con loro tu ce l'hai questi 5 di bastone. Ce l'hai in conflitto con loro. C'è questa sensazione che a te sembra, serve che qualcuno mette i bastoni nelle ruote. Perché questi bastoni nelle ruote ti danno impulso, ti danno stimolo, ti danno la forza. Quindi adesso si sta creando un'immagine di te dove tu hai raggiunto già un alto livello di posizione, di rispetto. Però comunque continui a trattenere le situazioni conflittari nella tua vita. Trattenere significa più,
più richiamare, ecco, la parola giusta, richiamare situazioni conflittari nella tua vita, perché questo per te è motivazione. Tipo, in semplice, hai bisogno di litigare con qualcuno, oppure non hai bisogno di litigare, ma hai bisogno di qualcuno che è contro di te, per vincere, ecco, per soddisfare te stessa, perché hai vinto, perché avevi ragione, proprio ce l'hai questa energia forte, ti serve fare la gara, ok? Questo, questa cosa, questo un po' andare contro per poi vincere, è stato creata tanto tempo fa e ancora è rimasto. Questo volevo dire. Sembra anche che vuoi dimostrare a te stessa e anche agli altri che tu sei chi sei tu. Ecco, guardatemi, io sono questa, rispettatemi perché io sono questa. C'è proprio questa sensazione. Io vedo te una persona molto allenata, cioè tu hai superato tanto, hai superato tanti ostacoli nella tua vita. Sembra che tu sei riuscita a sconfiggere o vincere contro un'energia molto pesante, qua ce l'abbiamo il diavolo, come una fissa nella tua testa. Sei riuscita proprio una dipendenza, una fissa, un qualcosa di tossico, sei riuscita a schiacciare dentro di te, ecco, e questa cosa ti ha portato lì dove sei. Ok, quello che mi stanno facendo vedere è che il periodo di attesa è finito. Periodo di attesa è finito. Tu forse per parecchio tempo, non so per quanto tempo, aspettavi che succeda qualcosa. Avevi una speranza, aspettavi che succede. Non so. Un desiderio, se è vero. Ok? E forse ti sembrava che non succederà più. Oppure stavi già mollando. Questa cosa è legata al cavaliere di coppe. Cavaliere di coppe è un tipo che vuole corteggiarti, vuole amarti, vuole dedicarti le canzoni romantiche, vuole dire belle parole, insomma, un qualcosa così. Quindi sei riuscita a domesticare questo, no, sconfiggere questo diavolo dentro di te, e adesso che, cioè, il diavolo dentro di te, forse sei riuscita a uscire da una relazione tossica o da una dinamica tossica per te, o non per forza
relazione tossica con un uomo, può essere qualsiasi dinamica tossica per te. Sei riuscita a uscire da questa cosa e aspettavi un risultato, ma il risultato non c'è, e già tu pensavi alleluia, non succederà, e qua ta-da-da-da, arrivato. Quindi io voglio chiedere le carte se è giusto chiedere che è arrivato già oppure qua sta arrivando. Arrivato già o ancora sta arrivando? Per qualcuno già è arrivato, per qualcuno sta arrivando. Una persona, chi è questa persona? Un eremita come te. Vabbè, un eremita saggio, nel senso, volevo dire. Un eremita è una persona saggia, una persona sensibile. Il matto, guarda, eremita matto. Bene, un folle, un joker, un... No, eremita matto sarà un capellaio matto, va bene? Allora, sta arrivando nella tua vita una persona che secondo me ti porterà un sacco di colori, colori proprio. Questa persona è una persona fuori di testa, che potrebbe essere molto saggio, ok? Perché lui è eremita e anche matto, quindi un'anima molto grande, è un saggio, è un po' bambino e anche adulto, e si vede proprio la profondità della sua anima. Questo uomo si innamora, ti ammirerà, ok? Cioè proprio vedo che lui riuscirà a dimostrarti il suo amore. Perché ho detto che è il capellaio matto? Perché non è normale, come dire, non è persona ordinaria, è un qualcosa fuori, fuori normalità, ecco. Ecco, il mago è anche una persona che non vuole arrendersi, una persona che sa fare, che sa prenderti, che sa affascinarti. Oh, ok. Tutto questo sta arrivando da te. E cosa ti può portare questa storia, questo uomo? Qui parliamo di un uomo che, mi viene da dire uomo, ci penso io, perché lui sarà uno molto testardo, ecco, la prima cosa è che è molto testardo, niente lo spaventa, niente lo ferma, lui si è impostato, mette in testa e fa proprio agisce, azioni. Come che lui cerca di averti, conquistarti e agisce, ecco, non solo parla ma agisce. Che azioni? Appeso, azione. Che significa questo? Cosa? Quindi a te? Lui? O a lei, o a loro due. Ok, bene, a me questo è un po' così, dirò così. O tu hai già qualcuno, o tu pensi a qualcuno, o insomma tu questa persona non vedi come un corteggiatore, più come forse un amico. Voglio vedere, è un amico? No, no, non è un amico. E cosa? Io vedo che tu stai creando la resistenza. Questo ragazzo magari ti farà paura, visto che noi abbiamo visto che tu sei già stata, sei già vaccinata, tra le virgolette, sei già stato in una storia, forse storie, perché ti ho visto ferita alle spalle e ti ho visto avere una fissa, un qualcosa di dipendenza, quindi probabilmente sei stata con una persona
in un rapporto tossico dove tu non potevi uscire. Ecco, e ora sei finalmente libera e arrivo, no? Perché io ti sto dicendo che questo è un capellaio amato, è veramente una persona straordinaria, mi viene da dire, anche in senso positivo, perché è una persona che non si arrende molto, avevo già detto, però quello che capisco io è che tu sarai spaventata. Spaventata perché le dinamiche ti sembrano molto simili a quelle che tu hai già vissuto. Lui testardo, ecco, tosto sarà, testardo. E questa cosa ti potrebbe spaventare. Io voglio chiedere, ha senso di spaventare? Perché arriva questa persona nella sua vita? A insegnare. Wow, bello, è lui? Sì, lui, madonna, wow. Allora, la trappola, ma questo succede? Io vi dico, a me per esempio è successo già. Ora spiego. Anch'io sono stata, io sono stata con un narcisista. È una storia che mi ha rovinato, mi ha fatto tanto tanto male. Io dopo tanti anni sono stata sola perché mi dovevo riprendere, e adesso mi succede di incontrare, di conoscere qualcuno, e io subito riconosco manipolazione. Cioè, per dirti, non tutti sono manipolatori, non sono tutti narcisisti, però io ho questi allarmi proprio in automatico, si accendono dentro di me, e io proprio vi dico per la verità, io ho avuto proprio panico. Io quando ho capito che sto parlando con una persona che mi assomiglia tanto a questo ex narcisista, mi prendeva panico, mi sembrava, inizio a sudare, mi sentivo male per quanto trauma grosso avevo. E quindi quello che volevo dire è che questa persona non sembra narcisista e non sembra quello che tu, di cui tu hai paura. Ecco, questo volevo dire. Questa persona è arrivata nella tua vita per accenderti, per farti tirare questa zavora in italiano dal cuore, farti tirare da non so, sembra come il cuore deluso, da questo stato di cuore deluso. Lui arriva a tirarti fuori, ok, e farti vedere che cosa è uomo, che cosa è un vero uomo responsabile, un uomo che fa, un uomo che prende responsabilità. Cioè proprio sembra come che lui sarà come un insegnamento, ti farà, ti stupirà, ecco, ti stupirà, perché prima sembra un capellaio matto e ti fa paura e tu dici vai io che però lui arriva proprio per farti vedere quali valori sono importante avere, cioè che valore un uomo deve avere. Ecco, voglio chiedere se questa cosa arriverà, cioè questa cosa, questo uomo arriverà solo per farti vedere, o c'è possibilità che sarà qualcosa tra di voi. La cavaliera di denaro, sì. Ah, ok, sette di spade, re di spade è un ex, no? Infatti. E la giustizia, wow, ok. Io adesso dico così: se no, un attimo, non voglio chiedere, non voglio toccare queste carte. Voglio chiedere: questo re di spade è la stessa persona? Può essere la stessa persona? No, no, quello che avevo pensato prima, questo arrivo di questa persona. Provocherà una serie di cose, perché da lì vedo che lampadina allarme sente un tuo ex o un qualcuno che tu forse aspettavi un qualcuno, ma è arrivato un altro, questo è arrivato, no?
Quindi, questa persona ti farà un effetto molto buono. Di conseguenza, qualcosa si sblocca e arriva una persona che c'è stata già e che ti ha ferito. Secondo me arriva quello diavolo, quello che tu avevi superato, il diavolo, ok? Un qualcosa di tossico che tu... Come il mio esempio, il mio narciso ex. Oddio. Torna. Va bene, come esempio. E qua viene fatta la giustizia. E anche guardate il giudizio. Come per me, come fuochi d'artificio, come un qualcosa di molto, magari a Ferragosto sarà. Per qualcuno forse, presto così. Vedo proprio, ho visto questi fuochi d'artificio, ma perché assomiglia anche la carta, più come festeggiamento, come finalmente. Finalmente è successo quello che doveva succedere. Voglio chiedere, questo quello che doveva succedere è per te? O questa giustizia doveva essere fatta? Quando capisco giustizia per te, per lui, per voi o qualcos'altro? Per lui e per qualcos'altro. Cioè la giustizia per lui, avrà quello che merita e qualcos'altro che significa? Tre di spade avrà e tutti liberi finalmente, proprio questa zavorra esce fuori bene. E con quella ragazza mi venivo da chiedere, con quel ragazzo. Lunga strada, quindi può essere proprio ok, ora ti dico, waiting, activity, ok. Con quella persona prima di tutto vedo una fortissima amicizia e poi dipende se tu vorrai questa persona, perché vedo che tu più che altro avrai bisogno di più tempo. Quello che capisco, quello che mi arriva, che quella persona potrà anche aspettarti come un cane fedele. Tu dovrai con questo zoo risolvere, con il zoo magari ex questi. Tu a me sembra più che dipende da te, perché avrai bisogno di più tempo. Ecco, avrai bisogno di tempo per capire cosa fare. E così? Sì, tu dici vediamo. Non dici no, non dici sì, ma dici vediamo a questa persona. Però una bella persona, però adesso non lo so se voi starete insieme o no. Quello che è il messaggio è che grazie a una persona, un joker, una persona straordinaria, qualcosa si sblocca e la giustizia sarà fatta. La giustizia che doveva essere fatta. A me viene da dire parri, saranno parri. Io ho finito questa stesa, raccontate come vi siete trovati, mettete like. Io vi invito di seguirmi su altri canali, Aniria Tarot, Aniria Tarot Shorts e Aniria 1. Io vi saluto, vi bacio, ciao ciao.